Allora, il Come contrabbando di siete? sigarette è sicuramente un tema rilevante. La grandissima maggioranza sono in verità sigarette vere, non sono contraffatte, che arrivano da paesi al di fuori dell'Europa. Quello che succede fondamentalmente è che in Europa il livello di tassazione è elevato, mentre non lo è magari nei paesi al di fuori dell'Europa. Di conseguenza c'è un differenziale di prezzo che aiuta e favorisce questo fenomeno. L'Italia, poi vi facevo la seconda domanda, è un punto di ingresso e di consumo. D'ingresso perché? Perché tantissimo del contrabbando di sigarette in Europa entra in Italia, proprio dovuto alla conformazione geografica del paese, e una parte di questo si ferma. In questo momento il consumo di sigarette contrabbandate in Italia è circa del 7%, le faccio un'idea di quello che può essere l'impatto per l'erario, sono circa 100 milioni, un poco più di 100 milioni di euro per ogni punto percentuale, quindi adesso stiamo parlando di qualcosa che è tra l'800 e il miliardo di euro di entrate fiscali mancate.